bellissimo vedere una monaca buddista accanto a un neuroscienziato che condividono delle tematiche da punti di vista diversi, però è molto interessante anche scoprire che entrambi ti suggeriscono tecniche che possono essere utili nella vita di tutti i giorni. Siamo stati invitati a tenere un diario in cui annotare cosa emerge dalla meditazione e quali sono le tre cose positive che rileviamo nella nostra giornata e anche un atto casuale di generosità che applichiamo. Ci viene consigliato di fare una pratica di meditazione, possibilmente quotidiana, in modo da allenare la consapevolezza, perché la consapevolezza è il primo strumento per riuscire a gestire un'emozione forte. Questo percorso porta ad un'autoesplorazione e l'autoesplorazione comporta sempre qualche momento di difficoltà, oltre a qualche scoperta di notevole interesse e beneficio. Non è che cerchiamo di dare una formula, una cosa preconfezionata per quanto riguarda cos'è la felicità, perché felicità, soddisfazione a pagamento per ogni individuo è diverso. Cerchiamo di dare l'opportunità a ogni persona di esplorare questo aspetto fondamentale della loro esistenza, esplorare nel proprio modo, e facciamo tutti insieme come un gruppo. Un'altra cosa insegnata qui che mi è piaciuta tantissimo è che io non sono l'emozione, quindi l'emozione che provo, positiva o negativa che sia, non è che io sono quella, anche se non sono ancora bravissima a mettere in pratica, ma quando ci riesco sono veramente felice. Alla domanda sei felice non posso, cioè non è una domanda a cui posso dare una completa risposta. Vedo la felicità in modo molto diverso da prima. Sono molto fiducioso di poter raggiungere la felicità. Scoprire che tutti siamo alla ricerca della felicità per me è stato illuminante. Ha alleggerito certi miei pensieri nei confronti degli altri, anche nei momenti di tensione sul lavoro. Mi succede di pensare appunto, aspetta, prendi un attimino le distanze, guarda che anche l'altra persona, magari in una giornata difficile, anche lei vuole quello che vuoi tu e a volte mi aiuta, mi sto allenando. Molti di noi occidentali abbiamo dei problemi per quanto riguarda accettarci, no? Abbiamo la tendenza di criticarci, di giudicarci. Quello che ho notato è che piano piano le persone si accettano di più, si sentono più a loro agio con loro stessi. Questo si esprime nell'accettare l'altro un po' di più. Se c'è questo, conto questa esperienza come un successo.